C'è bisogno di nuove politiche destinate ai pensionati che soffrono davvero in Italia? Sì, c'è bisogno che il governo ricominci a pensare il ruolo dei pensionati e degli anziani in questo Paese, perché gli anziani e i pensionati sono ancora l'ultima risorsa per mandare avanti il Paese economicamente. Quindi bisogna sedersi attorno a un tavolo e ricominciare a discutere di quali risorse si possono impegnare per creare una dignità umana ed economica per i pensionati che oggi in Italia stanno vivendo malissimo. Questo combinato anche al fatto che bisogna cambiare la legge Fornero, perché non si può immaginare di mantenere al lavoro gente fino a 67-70 anni e nel contempo non assumere giovani. Noi abbiamo una proposta da tempo, che è quello del patto generazionale. Vorremmo che il governo si sedesse con noi a un tavolo per discutere e combinare interessi dei pensionati con gli interessi dei giovani. Il governo regionale deve fare di più. Beh, senza dubbio di sì, quello che ha fatto fino adesso sono cose che determinano un percorso. C'è la necessità di incalzare il governo regionale, soprattutto nella sessione di bilancio, per individuare una maggiore coesione sociale per quanto riguarda il popolo siciliano, che in questi ultimi anni è scivolato verso la soglia della povertà, non solo per il trend pensionistico che si registra nella nostra regione, ma soprattutto per la mancanza di lavoro che attanaglia i giovani e le famiglie, e quindi i pensionati sono stati e sono i veri ammortizzatori sociali. Bisogna incalzare il governo regionale per fare di più, una politica sociale più coerente, più rispondente alle esigenze dei pensionati e dell'infanzia, noi riteniamo, attraverso i pacchi, che sono il programma di azione e coesione sociale, ma indubbiamente va anche rivista la politica generale del welfare in Sicilia.